bentornate nel canale. Oggi sono qui perché voglio farvi vedere un pacchetto che mi è arrivato. Come sapete, io in genere non è che faccio mai questi haul quando collaboro con le aziende, però questa volta lo voglio fare perché è un pacchetto molto molto carino. Il pacchetto mi è arrivato in questa scatolina, è tutta a righe con scritto qua il nome dell'azienda, che è la Lunatic Cosmetic. Allora, sono felicissima di aver collaborato con Lunatic Cosmetic perché praticamente mi hanno contattato e mi hanno detto se volevo provare alcuni dei loro prodotti. Io avevo visto delle foto su Instagram e ero rimasta colpita dai packaging perché sono tutti packaging abbastanza particolari e devo essere onesta, ho subito accettato senza pensarci un attimo. Sono veramente tanto 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 felice. Allora, voglio farvi vedere tutti gli swatch dei rossetti perché praticamente mi hanno mandato dei rossetti liquidi che ora vi faccio vedere e ve li faccio anche vedere indossati con gli swatch in modo che potete capire la particolarità e la bellezza di questi colori. Allora, la prima cosa che mi hanno mandato e che voglio mostrarvi però è questa bellissima palette a forma di bara, perché la Lunatic Cosmetic ha questi packaging tutti molto particolari, molto gothic, e mi piacciono tantissimo. Allora, la palette in questione si apre in questo modo. All'interno ha il suo specchiettino a forma di pipistrello e poi ha 5 cialdine di ombretto, tutte in queste tonalità neutre, perché abbiamo un colore scimmerino, poi un bel bianco, un borgogna, un grigetto chiaro e un top. E devo dire che è una palette veramente molto molto bella e versatile. Io ancora devo provarla, gli ho soltanto swatchati gli ombretti, ma i colori, ragazzi, sono fantastici, fenomenali. Poi mi hanno mandato due rossettini e i rossettini, ragazze, sono un qualcosa di spettacolare e di meraviglioso perché sono praticamente fatti a forma di proiettile. Ora voi ditemi che io non devo amare questi rossetti. Il primo colore che mi hanno mandato è questo bellissimo nude, però è un color tipo top, tipo tortora, e è veramente molto molto bello. Ora, io con questa tipologia di capelli so che non sto molto bene con questi colori, però devo dire che quando mi scoloriranno e diventeranno rosa, secondo me questo è una colorazione che mi starà molto molto bene. Invece l'altro rossetto che mi hanno mandato penso che mi stia un pochino meglio, insomma, di quell'altro, perché è questo color viola ma spento, è un fucsia, diciamo tipo ciclamino, e mi piace tantissimo. Poi con il fatto che ho i capelli fucsia, mezzi viola, mezzi rosa, insomma, secondo me mi sta molto molto bene. Dopodiché mi hanno voluto omaggiare dei loro 6 bellissimi rossetti liquidi. Questi sono dei rossettini liquidi ai colori, come vedete, pazzeschi. Allora, il primo si chiama Coven Cream e è questo color nude che va sempre però sul grigiastro, non lo so, mi piace veramente tantissimo. Il secondo si chiama Paranormal e è questo blu tendente al viola, che vira moltissimo sul viola freddo, e devo dire che è un colore molto molto particolare e mi fa impazzire. Pouch Off invece è questo bellissimo fucsia fluo accesissimo, che secondo me sta benissimo con il colore dei miei capelli. Devo dire che però mi piace moltissimo come mi sta anche Grave Art, che è questo viola, proprio viola viola viola, ragazzi, un viola proprio per eccellenza, il classico viola, e è un colore veramente molto particolare e mi piace da morire. Sempre che vira sul nude abbiamo Crypt Cream, che è questo nude che vira un po' più sull'aranciato, un po' più sul salmone, devo dire, e con questo colore di capelli non è che mi piaccia tanto. Poi abbiamo Renegade, che è questo invece nude che vira un po' più sul biscotto, più sul marroncino, e questo ammetto che mi piace un po' di più rispetto agli altri. Che dire, ragazzi, questi rossettini sono veramente buoni, io li ho testati, durano anche un pochino, tendono ad andare via un po' al centro delle labbra, però comunque
voglio dire, li portate in borsa, li ripassate e il gioco è fatto. Una volta asciugati si fissano sulle labbra. Quelli chiari sono un po', secondo me, più pastosi, mentre quelli scuri hanno una giusta coprenza e mi piacciono veramente molto come si stendono, e sono anche, secondo me, più semplici da stendere rispetto ai chiari, che i chiari formano un po' di grumi, non lo so, li ho trovati un po' più, diciamo, meno carini rispetto a quelli scuri. I rossetti sono totalmente matte, quindi una volta che li stendete sono facili da stendere perché sono cremosi, però una volta stesi si fissano e diventano matte, un bel colore matte. Sono molto confortevoli e durano veramente molto sulle labbra. Bene ragazzi, che dire, il video è terminato. Io ci tenevo tantissimo a farvi vedere questo pacchetto perché, ve l'ho detto, sono dei colori un po' particolari, è un'azienda un po' diversa dalle solite, un po' fuori dal coro, e devo dire che mi ha incuriosito moltissimo, e quindi ci tenevo a dedicarvi un video per farvi vedere gli swatch, perché i colori sono veramente molto molto particolari. Niente ragazzi, io vi mando un bacione immenso, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!